essere per la pace e non per la guerra. In questa pagina di Vangelo, Gesù piange sulla città di Gerusalemme che non ha saputo accogliere il Signore della pace. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù, quando fu vicino a Gerusalemme, alla vista della città pianse su di essa dicendo: «Se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi». Gesù piange sulla città, piange per coloro che lo hanno rifiutato. Gesù sta per affrontare la passione. Gesù pagherà con il sangue il prezzo del suo amore rifiutato. Il mondo cambia con il tuo esempio, non con la tua opinione. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte. Gesù, guardando la città, ricorda alcune profezie. Questa si realizzerà ad opera dei Romani nel 70. Distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Gerusalemme, rifiutando il Messia che opera la pace, si affiderà invece alla violenza. Se nel nostro cuore c'è la guerra, non troveremo da nessuna parte la pace.